Pochi minuti fa è arrivato il corriere e mi ha consegnato un pacco da parte di Amazon. Che cosa ho comprato? Ho comprato un accessorio per un certo tipo di microfono. Curioso? Guarda il video. Allora, come ti raccontavo nell'introduzione, da Amazon mi è arrivato questo pacco che ho comprato con i miei soldi e dentro c'è una cosa veramente interessante. Proviamo ad aprirlo insieme perché è una cosa della quale si parla poco, ma in realtà serve. È un accessorio, soprattutto per un certo tipo di microfoni, come ti raccontavo prima. Ok, allora, vediamo che cosa c'è. Ecco qua. Che cos'è? È una valigetta. Come si apre? Ok, così. Oh, la mia valigetta porta microfoni. Un'ottima imbottitura. Allora, ho comprato questa valigetta perché l'ho trovata in offerta su Amazon, ti dico la verità. E volevo una valigetta che proteggesse i miei microfoni, perché i miei microfoni, quali quelli ovviamente che vanno all'interno di questa valigetta, sono dentro una scatola sotto una scrivania, dentro un contenitore. Ti faccio vedere nello specifico. Cioè il mio contenitore dei microfoni. E andiamo a vedere, ci sono mille spugne. Andiamo a vedere che c'è. Lo Shure SM58. Caspita. Ok. Poi c'è il Behringer XM8005. Poi c'è lo Shure SM57. Poi c'è il... Cos'è questo? Il Superlux PRA-D1. No, capita, questo è molto grande. Poi c'è il ProDipe ProDeep TT1 Pro Linen. E anche questo è troppo grande. E poi c'è il Behringer SL75C. Allora, in realtà... Ok. E poi c'è, vabbè, questa schifezza. Newell. Allora, che cosa succede? Succede che purtroppo dovrò aggiustare, vedi? Questi due microfoni sono effettivamente troppo grandi. Mentre gli altri ci vanno alla perfezione, come puoi vedere, questo e questo sono perfetti, anche, diciamo, gli Shure, questi due no. Quindi cosa dovrò fare? Dovrò ritagliare il pannello che c'è all'interno e aggiungerli. Ok, va bene, questo lo farò tra un po', non voglio tediarti con questo. Perché ho comprato questa valigetta? Ho comprato questa valigetta perché mi serviva qualcosa per proteggere i microfoni, non tanto per portarli in giro, la valigetta è molto resistente, quindi non tanto per portarli in giro, quanto principalmente per tenerli riparati qui in studio. Quindi non li terrò più dentro questo, ci metterò soltanto le spugne, ok? Quindi etichetterò nuovamente il contenitore, non sarà più microfoni, ma sarà spugne più microfoni, perché comunque c'è dentro il newer. Ok, sono contento di questo acquisto perché adesso l'ho visto insieme a te per la prima volta, è molto resistente e ti dico la verità, è costato anche relativamente poco perché era in offerta. Ti lascio il link in descrizione, così se vuoi comprare questo, c'è più piccolo, c'è più grande, c'è di tutte le dimensioni, tutte le misure per qualsiasi tipo di microfono. Poi tanto la spugna dentro la puoi ritagliare come farò io per questi microfoni, quindi sono veramente molto contento. No, non si può. Sì, si stacca anche, quindi perfetto. Ok, basta. Video brevissimo, ma ti volevo condividere questo prodotto che ho comprato su Amazon. Ok? Grazie mille, alla prossima settimana.